Simone Izzo, presidente del circolo Legambiente Uduardia Castellammare Gragnano. Presidente, è una realtà importante, oggi si festeggia una nuova sede, la sede del circolo Legambiente di Castellammare. Sì, oggi siamo tutti quanti qui riuniti apposta perché siamo riusciti finalmente a organizzare l'inaugurazione ufficiale della Casa dell'Ambiente e dell'Impegno Civile, quindi è una giornata particolare, importante, numerose sono le associazioni, le scolaresche e logicamente le due amministrazioni di Castellammare di Gragnano che sono qui state invitate e sono presenti oggi per questo evento. Ottenere un bene confiscato a Castellammare per noi di Legambiente è importante perché è un punto di ritrovo per l'organizzazione e la gestione di numerose attività di volontariato da un punto di vista ambientale ma anche culturale sul territorio dei due comuni. Quindi la casa sarà aperta a tutti, a tutte le associazioni amiche, alle amministrazioni comunali per poter organizzare, gestire quelle che saranno le future attività organizzate dal circolo. Tanto posso dire salva l'arte, tanto potrà essere pure il mondo, ma anche attività all'interno delle scuole, come la festa dell'albero, non ti scorda di me, e anche progetti di alternanza scuola-lavoro. Principalmente il nostro obiettivo è quello di crescere di numero per poter continuare la nostra attività di volontariato sul territorio. La tutela del nostro patrimonio, quindi il voler bene al comune, al territorio dove viviamo, è la nostra appartenenza e la nostra territorialità. Infatti, come dico sempre, il motto del circolo Legambiente è pensare globalmente ma agire localmente, perché dai comuni, dai territori dove viviamo che si parte per cercare di creare un cambiamento. Mare, perché finalmente il circolo Legambiente ha una sede, un bene confiscato alla Camorra e associato a qualcosa per il bene della città, dell'ambiente, dei cittadini. Certo, legalità e sicurezza sono valori indissolubili e connessi tra di loro. La prima passa senz'altro per l'azione della seconda. E quindi noi siamo particolarmente felici oggi di essere qui, di consegnare questo bene, perché finalmente abbiamo fatto qualcosa di più, qualcosa che ci rende orgogliosi. Vede, togliere un bene alla parte malata della società, destinarla alla parte virtuosa, è questa la vera lotta alla camorra e alle mafie. Queste cose valgono più di 100 convegni o di 10 marce contro la camorra. Ecco, qual è il suo rapporto con l'ambiente e soprattutto come possono fare questi ragazzi, questi volontari attraverso queste associazioni per tutelare, sensibilizzare, educare i cittadini e le nuove generazioni? Guarda, io prediligo particolarmente chi agisce per l'ambiente, d'altronde in città metropolitana sono delegato alla Polizia Metropolitana che si occupa di reati della terra dei fuochi che ci danno un sacco di problemi, ma abbiamo anche tanti e tanti successi.